Già il cervello impappa. Ale e Pie, iscriviti al canale e attiva la campanella. Un ragazzo è andato fuori a fare una gita e mentre sta viaggiando in mezzo a un bosco si imbatte in un ponte, ok? Per poterlo attraversare però deve sorpassare il guardiano brutto, con l'ascia, pronto ad uccidere tutti. E infatti gli dice: tu, ragazzo, se vorrei attraversare questo ponte dovrei pronunciare una frase. Se io penso che la frase sia vera, ti strangolerò a morte. Se penso che la frase sia falsa, ti decapiterò. Dopo qualche istante, il ragazzo gli dice una frase: c'ho la tensione col contatto fisico troppo. E passa illeso il ponte, lasciando il guardiano perplesso e pensieroso. Che cosa gli ha detto? Deve dire una frase. Il guardiano ha detto che se tu mi dici una bugia... No. Se mi dici la verità ti strangolo. E se mi dici una frase falsa ti decapito. Però lui è riuscito a passare. Però è riuscito a passare illeso. Gli ha detto una falsa bugia. Tipo, cosa gli ha detto? Sono bravo a indovinare gli indovinelli. È passato per il ponte. È tutto nelle frasi, quindi se è pass... se... Questa... Questa mette alla prova il tuo intelletto. Scusa, se passa di velocità? È così grosso il guardiano che non ci passi. Io non... Lui dice: io non voglio passare. Stai dicendo una cosa falsa perché lui vuole passare. Quindi verrebbe decapitato. Il guardiano si sta incazzando comunque. Oh, dai, mezz'ora, io tra poco c'ho il cambio turno. Lascia era vera. Ok, una frase l'ha detta per forza per passare. Sì. Però che non è né vera né falsa a sto punto. Cosa può aver detto? No, Maria, io esco. Non può essere vera e non può essere falsa. Oh, che ne saccio? Se non può essere vera e non può essere falsa, che cos'è? Cosa gli ha detto? Avanti, dai, bro, spremi le meningi. No, non può essere vera né falsa. Che gli ha detto? I am sorry, I don't speak English. Very good. Se io penso che la frase sia vera, ti strangolerò. Ma se io penso che la frase sia falsa, ti decapiterò. Il ragazzo gli dice una frase ed esce illeso. Un cazzo ha fatto? Ha attraversato a fiume. A fiume. C'è un dirupo lunghissimo. Se si dovesse cade, si stracella. No, no, è passato dal ponte, bro. È sicuro, gli ha detto una frase che è intrippata tra una frase vera e una falsa allo stesso tempo. Quindi sicuramente gli avrà detto qualcosa tipo: se io sono io e tu sei tu, chi è più scemo di due? E lui ha risposto: io. E lui ci è rimasto lì e è passato, ragazzo. No, però quello là sei tu, non è il ragazzo. No, perché se io sono io e tu sei tu, chi è più scemo di tutti e due? Devo dirla io quella frase. Devo fargli la domanda. Sparane qualcuna. Sto pensando. Io voglio passare, ma non so se tu vuoi farmi passare. Ma questo è un coglione. It's time to stop. It's time to stop, ok? No more. Il ragazzo gli dice: tu mi decapiterai. Era rimasto così il guardiano. Nel senso, se fosse vera dovrebbe strangolarlo. Ma strangolarlo... Aspetta. Se fosse vera dovrebbe strangolarlo. Allora, se lo strangolo, cioè se ha detto la verità, io dovevo strangolarlo. Se fosse falsa dovrebbe decapitarlo. Se mi ha detto io ti decapito. Però lui sta dicendo la verità, che tu mi decapiterai. Però dovrebbe strangolarlo se fosse vero. Quindi rimane perplesso, non capisce. Non sa neanche più di cosa fare, lo fa passare. Ciao scemo! Però io allo stesso tempo devo... ti decapito o ti strangolo? Se, però se io non ti strangolo ti devo decapitare. Però se è vero o che è falso ti devo decapitare. Mi sono pisciato addosso, non so manco io come ho fatto. Lascia like, mi piace, e i prossimi indrovinelli e i prossimi...
I prossimi indovinelli li faremo sempre su questo canale. Se arriviamo a 10.000 mi piace, Ale rimarrà ancora qui a non capire. Se volete vedere Ale che non capire, cliccate a 5.000 like. Io ho capito, a 50.000 like, 100.000. Mi è rimasto così e se n'è andato. Sì, è ancora lì che ci pensa il guardiano, proprio come te, bro. Commenta, condividi e iscriviti al canale e la tua vita non sarà più la stessa.